tanti anni or sono, esisteva una pianta prodigiosa, conosciuta nel mondo intero per le sue innumerevoli proprietà e per i suoi innumerevoli usi, e appunto tanti anni or sono è stata in qualche modo stigmatizzata e vietata in tutto il mondo. Ecco, proprio perché non conveniva al mercato e particolarmente alle grandi industrie di carta, petrolio e l'industria farmaceutica. Probabilmente molti di voi hanno già capito di che pianta sto parlando. È stata appunto in qualche modo vietata in tutto il mondo, ma piano piano sta riemergendo la verità su questa pianta. Anche noi stasera cercheremo di fare un po' di chiarezza appunto a tale proposito. Stefano Auditore e Antonino Chiaramonte ci parleranno di Freeweed. Prego. Ciao a tutti. Ciao a tutti. Allora, io sono Stefano di Freeweed, Antonino, referente di Freeweed. Dunque, noi siamo un'associazione no profit, apartitica e indipendente, che è nata sulla rete, si è sviluppata sui social network e poi è passata a svilupparsi proprio nel web tramite la creazione del sito internet freeweed.it, proprio per divulgare le informazioni relative alla pianta cannabis, alla legislazione cannabis che c'è in Italia, nel mondo, e per cercare di trovare insieme tutti una soluzione a questo, che è un problema, diciamo, questa diciamo legislazione sbagliata che c'è contro questa pianta, per tutte le qualità che ha questa pianta, sia a livello industriale, sia a livello terapeutico, ma soprattutto per i non danni che ha. Quindi c'è, essendo criminalizzata per delle cose che ora non fa, e ci sono studi a supporto di questa situazione, noi vogliamo appunto informare le persone per cercare di raggiungere tutti e far capire che in realtà la situazione è diversa da come la raccontano, cioè... Grazie. Cioè praticamente in realtà quello che è stato raccontato fino ad oggi sulla pianta cannabis sono delle cose irreali o comunque mistificate in parte per dei comodi di multinazionali, prima di aziende e ora anche di alcuni governi che vogliono tenerla illegale appunto anche per procedimenti burocratici che fanno comunque lucrare e girare lo Stato. Noi siamo un'associazione di persone normali, qualsiasi, comuni, cittadini, quindi non siamo né disadattati né tossici come anche alcuni vogliono dipingerci, e quindi vogliamo informare tutti su questa situazione. Come lo vogliamo fare? Vogliamo appunto cercare di mettere a disposizione della gente, in un linguaggio anche semplice, queste informazioni, e lo facciamo tramite un sito internet per chi ha accesso a internet e tramite banchetti e volantinaggio sul territorio per chi comunque non accede a internet o non vuole utilizzarlo. Stiamo preparando una campagna informativa, quindi proprio con dei documenti stampati, con gli studi specifici che dimostrano sia perché la cannabis è una sostanza terapeutica e quindi le varie potenzialità e tutti gli studi che dimostrano quella situazione a livello, diciamo, come medicinale, sia anche a livello industriale, sia a livello, diciamo, legislativo, quindi informare le persone su com'è in realtà la situazione attuale della legge, che è molto complicata. E noi vogliamo proprio cambiare questa legge, quindi uno degli obiettivi dell'associazione è proprio cercare di cambiare questa legislazione. Come vogliamo farlo? Appunto attivando le persone, quindi non vogliamo soltanto creare un'informazione e quindi, diciamo, dare una base di informazione alle persone su cui puoi decidere, ma proprio dare in mano alle persone la possibilità di decidere su questa situazione, e vogliamo farlo attraverso delle iniziative popolari. Per questo abbiamo appunto creato l'associazione ufficiale, per poter proporre delle iniziative, diciamo, proprio popolari, quindi a livello sia referendario che legislativo, per cercare di intervenire direttamente su questa situazione e cercare di modificarla. Quindi in questo modo noi stiamo creando una rete, prima ancora di creare una proposta, una rete che sia pronta a supportare queste iniziative popolari anche sul territorio, quindi eventualmente sia in grado di gestire una raccolta firme a livello di referenti, informare le persone che loro stesse con una firma e attivandosi a livello locale nel loro comune possono fare tanto a livello nazionale per cambiare questa legislazione. Noi stiamo agendo in quasi tutte le regioni, appunto con queste conferenze, cercando di informare le persone che poi ricontattiamo tramite il sito, per cercare di creare a livello locale ognuno una sua informazione
nella sua parte, per attivare il proprio comune a livello nazionale per raggiungere un obiettivo legislativo unitario, diciamo. Attraverso il sito internet stiamo mettendo appunto online diversi studi che comunque in Italia non fanno passare, e quindi sono informazioni che, come esempio il medicinale, il CBD, tutti i vari composti della cannabis, sono cose che in Italia non dicono, perché cercano di far concentrare l'attenzione soprattutto sul fatto della sostanza psicoattiva, che in realtà è solo uno dei componenti della pianta cannabis, che è il THC, che lo rende, che è l'unico principio psicoattivo della pianta. Tutti gli altri principi sono assolutamente innocui, innanzitutto, e soprattutto sono molto utili a livello medicinale, come per esempio il CBD per la sclerosi multipla e per curare il cancro della pelle, e anche altri principi che stanno ancora, tra l'altro, in analisi, stanno ancora studiandoli, perché con il fatto che la pianta è illegale in molti paesi anche per regolamenti ONU, questi studi medicinali vengono bloccati. Ed è incredibile ed assurdo che venga limitata una terapia che comunque è un fiore, che non ha un danno neanche polmonare nell'assunzione. Quindi noi stiamo cercando di informare su tutti questi livelli di danno, anche di danni effettivi, quindi quelli veri, perché comunque qualche piccolo danno c'è, ma non è a lungo termine. È questo che vogliamo specificare proprio pubblicando gli studi sul nostro sito. Inoltre cerchiamo di informare i referenti di fare questa cosa a livello locale, quindi oltre a portarla dal sito a chi vuole guardarla per rimanere come archivio, anche proprio a stampare questi volantini per informare tutti, e diciamo portarlo a livello anche del cittadino comune che magari non vuole accedere a internet. E sul nostro percorso abbiamo incontrato Antonino Chiaramonte, che comunque si è proposto come referente per la sua zona, e ora ci sta aiutando in giro a parlando di canapa e di cannabis anche a livello industriale. Lui è referente anche di Assocanapa e quindi parla anche a livello, diciamo, del seme industriale. Comunque in Italia è legale come coltivazione, ma è un mercato ancora molto sottosviluppato, diciamo anche frenato da questa situazione, che paragona la cannabis nell'illegalità, quando comunque invece la canapa da fibra, per esempio, è un mercato che c'è, che andrebbe sviluppato e che comunque è importante anche a livello di sostenibilità ecologica, perché comunque i mattoni di canapa e la bioedilizia è una parte importantissima che andrebbe sfruttata per quanto riguarda soprattutto il fatto di uscire anche da una crisi economica e non andando contro la natura, e quindi magari andando a sostenere il sistema, quindi con una biodegradabilità di un sistema di canapa e mattoni che comunque tende a andare meglio con l'ambiente. Ma comunque ne parlerà ora Antonino, che ha scritto anche un libro, Giuana, che riassume tutti i procedimenti legislativi e anche tutti i procedimenti della canapa. Vi ringrazio, grazie. Grazie a Stefano, grazie a tutti voi. Io Stefano, Vittore, importante. Io invece sono Antonino Chiaramonte e sono autore di un libro, una pubblicazione che io da assistente sociale ho voluto far uscire l'anno scorso, come dire, in tempi non sospetti. Ho deciso di fare questa pubblicazione che mi ha anche un po' fatto vivere dei momenti in cui mi sono sentito una sorta di mosca bianca a parlare ed affrontare questo tema. Però io ho voluto scrivere questo partendo dalle mie esperienze di lavoro e vedendo e vivendo, e anche a volte fortunatamente a grandi sacrifici risolvendo, situazioni in cui in una famiglia per un motivo X era presente la sostanza e quindi la devianza e tutto quello che ne segue. Però qua io ho cominciato a voler fare una differenziazione fra le sostanze e fra l'impatto che queste hanno all'interno di una famiglia, perché una famiglia che non è informata si trova, come dire, in una situazione spalle al muro, mentre una famiglia informata può ben capire e distinguere bene quali sono le vicende che possibilmente stanno interessando uno dei figli, dei ragazzi. Quindi ho voluto scrivere questo libro mettendo insieme un po' di materiale. Mi sono accorto anche di tutta una serie di controsensi di cui è piena la nostra legislazione italiana, che poi adesso negli ultimi anni si è anche dovuta confrontare con quella che è la legislazione europea. Però, come dire, il confronto è stato anche di tipo legislativo, ma anche di tipo sociale, perché oggettivamente se stiamo viaggiando verso un'Europa che ci vede tutti i cittadini europei, è un po' fuori luogo considerare su questo tema legislazioni che addirittura sono in contrapposizione. Ci sono paesi in Europa che hanno un approccio alla cannabis e alla canapa di un certo tipo, molto
molto, molto normale forse, mentre altri si sono, per situazioni politiche singole dei vari stati, hanno preso delle posizioni esageratamente punitive. Quindi io ho voluto scrivere questo libro, e poi nel presentare questo libro, che una piccola nota di merito, insomma, è stato un libro che è stato anche apprezzato dal Ministro della Giustizia, perché nei giorni in cui usciva il mio libro si è cominciato a parlare del fatto che l'Italia si ritrova probabilmente castigata prossimamente dall'Europa per la situazione carceraria, però il paradosso è che la situazione carceraria in gran parte è dovuta a questa, alla legge italiana, che ha messo in prigione un sacco di gente, un sacco di persone che hanno avuto un rapporto anche, come dire, sì, personale, un rapporto proprio personale, diciamo, con questa pianta, e che però in virtù o per sfortuna o per una serie di cose si sono ritrovati ad essere vittime di un sistema giudiziario che è veramente quasi folle, e quindi prefetture, sospensione di patente, tutta una serie di situazioni che mettono in crisi la famiglia, mettono in crisi la persona, quando oggettivamente non c'è una dipendenza da droga, non stiamo parlando di una droga, stiamo parlando di una pianta. Questo è un aspetto. Che però questo è un aspetto che ha, come dire, coperto con una cappa scura e negativa tutte le potenzialità che invece ha questa pianta. Io faccio parte di Assocanapa, e con Assocanapa prossimamente sarò a presentare il mio libro a Piacenza, perché faremo la festa della semina. In Emilia Romagna si sta cominciando, come anche in Calabria, da dove vengo io non sono calabrese, sono di Palermo, ma vivo in Calabria, e con Assocanapa abbiamo fatto un convegno all'Università della Calabria, dove il professor Chidichimo, con il suo dipartimento di chimica, spiegava che da quei laboratori vengono fuori le molecole che poi utilizzano la Fiat o la Opel per fare i pannelli delle macchine, per fare tutta una serie di prodotti che con la canapa sono assolutamente eccezionali e non inquinano. E la gente non lo sa, perché tanta gente forse neanche ci pensa. Voi immaginate che in questo posto le coibentazioni sono fatte con prodotti derivati dal petrolio, sono delle plastiche sintetiche, il polistirolo, tutto questo tipo di materiali, che può benissimo essere sostituito dai pannelli fatti in calce e canapa. Io vi invito a visitare il sito di Assocanapa, lo trovate anche su FreeWeed. E la cosa che però è risultata più impegnativa è quella, perché noi abbiamo fatto il convegno in Calabria per illustrare un po' agli agricoltori, abbiamo coinvolto la Coldiretti, la CIA, tutte le associazioni degli agricoltori che si ritrovano con i terreni incolti perché non conviene più coltivare il grano, e che però sono un po' timorosi nell'iniziare la coltivazione di canapa, perché hanno sempre questa sorta di timore dovuto al fatto che immediatamente si associa questa pianta, che ha solo potenzialità positive a mio modo di vedere, si associa ad un discorso di droga, di illegalità, quando invece assolutamente io mi auguro, e sono impegnato come Stefano e come tanti altri, siamo impegnati a diffondere questo, perché non sono io a dire quanto è buona la canapa, ma lo dice da sola, ognuno è libero e ha tutti gli strumenti per poter verificare quelle che sono le caratteristiche positive di questa pianta e quelli che sono gli sbocchi occupazionali che questa pianta può mettere sul territorio. Poi considerate che dalla pianta, dalle lavorazioni, quelle le più semplici appena raccolta, si possono ottenere fibre per farne appunto bioedilizia, si possono ottenere farine, si possono ottenere fibre per fare il tessile, si possono ottenere, c'è tutto un discorso che riguarda il settore alimentare, senza la parte medica. Poi la parte medica è quella che secondo me, purtroppo devo dire, è quella che secondo me ha messo più di altre, perché l'industria del petrolio ha avuto nella canapa il nemico assoluto e quindi l'hanno fatta fuori. Solo che adesso ci ritroviamo ad avere un cancro mediamente per ogni famiglia, e quindi allora ci stiamo un po' rendendo conto di tutto quello che voglio subito dire che la canapa non è la pianta il miracolo, è una delle piante, ce ne sono tante di straordinarie, la canapa è decisamente tra queste. E secondo me va sostenuta, perché molto semplicemente, io non voglio dilungarmi, però immaginate voi che un campo seminato a canapa
produce un materiale buono che non inquina, rigenera i terreni che oltretutto dopo essere stati coltivati a canapa, siccome la pianta ha una radice particolarmente profonda, quindi ossigena bene il terreno, l'anno successivo la coltivazione che seguirà, che magari non sarà canapa perché è bene che sia messa a rotazione, l'anno successivo la coltivazione messa in campo mediamente produce il 20-30% in più, perché il terreno ha potuto ossigenarsi e arricchirsi di azoto e potassio, che sono tutte le cose che arrivano dal fatto che in quel terreno è stata coltivata la canapa. Il discorso farmaceutico è, penso che sia veramente il punto più critico in assoluto, perché dovremmo dire per fortuna, ma siamo costretti a dire purtroppo, la canapa è una pianta medicinale che ha delle potenzialità, i principi attivi che sono all'interno dell'infiorescenza di canapa hanno è tutta una serie di principi attivi che sono alla base di farmaci che oggi ormai è più che provato, fortunatamente. Ha degli aspetti positivi sulla sclerosi multipla, su tutto quello che elencavi anche tu prima. È una pianta di cui una serie di cose si sanno e si aspetta soltanto che siano messe a disposizione dell'utenza. Tutta un'altra serie di cose sono ancora in sperimentazione, ma i risultati continuano sempre ad essere positivi. Non c'è una parte critica da addossare a questa pianta, c'è piuttosto un discorso di pregiudizio, un discorso culturale che negativizza un po' tutto questo, però io se siamo qui anche stasera è perché noi questo lo vogliamo in qualche modo contrastare, non tanto per andare contro qualcuno, ma per difendere le ragioni di questa pianta che io ritengo un'assoluta meraviglia della natura, che può offrire occupazione, che può offrire prodotti utili e che non danneggiano il territorio, che può offrire anche una visione, io mi piace parlare anche di una sorta di libertà personale, una visione di un approccio alle cose della vita, alle cose che la nostra società ci offre, molto più sereno e molto più che dia la possibilità alle persone di sentirsi responsabili di quello che fa, senza danneggiare gli altri, sapendo di approcciarsi con una pianta che ormai non voglio dire, se si considera che già 7000 anni fa ci sono le prove, le testimonianze che questa pianta veniva utilizzata, un motivo ci sarà. E quindi basta, io mi fermo qui, dovevamo parlare pochi minuti, io vi ripeto, ho incrociato Freeweed e sono ben contento di questo, e spero davvero che le persone che sono qui stasera, che ringrazio, abbiano la possibilità di visitare il sito Freeweed, dove possono trovare tutta una serie di informazioni e poi naturalmente sentirsi liberi di scegliere e valutare. Grazie. Grazie.